percorso particolare. Molto particolare. Mostre, conferenze, spettacoli, premi e laboratori. Si intitola Fano con Ruggero Ruggeri, attore ideale di Pirandello e del progetto che mette di nuovo in sinergia il Comune di Fano, la Fondazione Carifano, la BCC, Fano Rocca Malatestiana e la Fondazione Teatro della Fortuna. L'obiettivo congiunto è quello di valorizzare la cultura promuovendo una strategia che sia capace di dare risalto alla cultura e alla storia della città mediante una celebrazione che non si esaurisce nell'anniversario del 14 novembre per i 150 anni dalla nascita di Ruggeri, ma si snoderà fino a giugno 2022 con tante iniziative, eventi ed attività. E una città si misura anche con la sua identità, che è fatta non solo dalle testimonianze archeologiche o monumentali, ma anche dalle personalità, da quei figli illustri che in qualche modo l'hanno fatta vivere, hanno lasciato un segno, hanno anche promosso la nostra città. E Ruggero Ruggeri è uno di questi, con un percorso straordinario artistico-culturale di respiro non solo nazionale ma internazionale e direi mondiale, arrivando fino al Sud America. È anche un'occasione per portare al centro la cultura teatrale, ma è anche un investimento contaminando i giovani, coinvolgendoli, anche con iniziative rivolte a loro. Soprattutto una città che si rispetti, celebra i propri figli illustri e Fano è una di queste. Dopo il successo ottenuto con Fano per Dante, venerdì partirà il nuovo progetto dedicato a Ruggeri, una delle maggiori personalità del teatro italiano del XX secolo. Direttore, ha parlato anche di un connubio con Luigi Pirandello, è così? Forse è la chiave nazionale e internazionale che ci interessa per valorizzare Ruggero Ruggeri e questo connubio naturalmente parte dal premio Nobel per la letteratura e il teatro che è appunto Luigi Pirandello ed è per questo che l'intenzione del progetto nella sua fase proprio d'espansione, articolazione, perché parte adesso ma avrà nel mese di maggio la somma di tutta una produzione da parte di 50 protagonisti, tutti under 30. Ecco, il progetto Ruggeri Pirandello sarà fatto dai giovani. La scuola diventa fondamentale nel progetto perché si incontreranno gli studenti diciottenni, gli studenti delle accademie d'Italia e quelle europee, proprio per dare valenza ad una personalità come quella di Ruggero Ruggeri che deve in qualche modo dare il segno di una vocazione, di un'artisticità, di qualcosa che è in movimento, non solo guardare indietro ma appunto con i giovani guardare in avanti. L'iniziativa, ha proseguito Pugliani, si svolgeranno in spazi diversi come alla Rocca Malatestiana, nella casa natale di Ruggeri e a teatro. Non a caso la conferenza stampa di presentazione è avvenuta proprio nel foyer del teatro e il primo appuntamento venerdì. Venerdì alle 18 proprio nel foyer Ruggero Ruggeri, inaugurazione della mostra di una scelta di fotografie di un corpus di 200 che sono appartenute proprio a Ruggero Ruggeri, 32 foto che segneranno non solo il percorso teatrale ma anche i rapporti che ha avuto. Poi domenica pomeriggio, che è proprio il giorno del suo compleanno, grande spettacolo al Teatro della Fortuna alle 17 e con Briganti e Cecilia D'Amico, con una persona che Giannangeli ci farà anche qui, oltre le letture ci racconterà alcuni episodi importanti. Poi il 21 la mostra che si apre nella casa natale a Palazzo Braccio e Pagani e poi ci cominciamo a lavorare in questo percorso che penso sia anche particolare e curioso, ma che possa creare tanta attenzione. E poi per noi è fondamentale tornare a teatro, questo.